appena ti vedono cominceranno a impazzire. Vabbè, non credere, allora, sai. Non credere. Siamo col maestro Enrico Montesano, siamo davanti alla libreria Feltrinelli di via Appia a Roma, aspettiamo i primi collegamenti, stiamo lì per effettuare un'azione di resistenza umana e civile che è profondamente necessaria per il nostro paese, e io voglio lasciare subito la parola a lui perché ho chiesto aiuto a quello che per me è stato un grande maestro ed è un grande maestro. Oh, ma che dici? E quindi mi lascio un attimo al suo saluto. Oh, io saluto tutti, sono qua davanti alla libreria Feltrinelli con il professor Tutino che fa un'operazione, delle azioni di pacifica disobbedienza civile che aiutano tutta la popolazione, ritengo, per la libertà personale di ciascuno di noi. Cioè, quando arriviamo ad esigere un lascia passare nazi sanitario, o io la chiamo nazi cinese perché un po' lì in Cina sono abituati ormai, ma loro sono diversi da noi, già come loro salutano, si inchinano, sono pronti all'obbedienza, sono disciplinati per natura, hanno un'altra filosofia, sono diversi da noi. Il mondo perché è vario, apposta è bello, a chi gli piace la trippa, a chi è il budello, così dice un vecchio detto romano raccolto dal grande poeta Gigi Zanazzo. Allora, noi siamo diversi. Ora, a parte quello che non credo che neanche ai cinesi piaccia questo controllo individuale, personale, loro per natura sono più acquiescenti, più sottomessi, non lo so come dire, però sto constatando che anche gli italiani si stanno cinesizzando, stanno cinesizzando la nostra società, e devo essere sincero, io sono stato uno dei primi, credo che fosse settembre-ottobre del 2020, quando in occasione della manifestazione a favore di Chico Forti, che sta ancora in prigione nel penitenziario americano, il nostro cittadino italiano che ha subito un processo alquanto discutibile, sommario, e sta ancora in prigione, chiedevamo soltanto di fargli scontare, finire la fine pena nel suo paese, cosa che si può fare, no? Perché quando un cittadino americano compie un delitto qua, dopo un po' viene trasferito e sconta la pena nel suo paese. È un accordo fra noi e gli Stati Uniti, però vale per i cittadini statunitensi. Per i cittadini italiani non vale. E qui mi taccio perché sennò apriremmo un discorso che in questo momento soprattutto in questo momento diventa pericoloso, delicato. Non ne parliamo degli Stati Uniti che possono fare quello che vogliono e gli altri no. Allora, quando dissi in quell'occasione che la mascherina all'aperto era inutile e dannosa, io facevo così, no? Dico, state a distanza di un braccio, non c'è bisogno che la metto, no, lei si deve mettere la mascherina, ma qua all'aperto. Io dissi, guardate che se noi accettiamo supinamente questa cosa, capiranno che ci possono fare di tutto. E questo sta succedendo, mi sembra. Adesso io per andare alla posta a pagare una bolletta salatissima della luce che è raddoppiata o del gas, devo avere il super green cazzo. Cioè, per andare a lavorare, lavorare è un diritto. Non mi fai andare a lavorare perché non c'ho questa cosa che non c'entra niente con la sanità. E su questo, se posso solo interromperti un attimo, effettivamente. Se il professore sei tu, no, qua, mica no, io. Il professore ancora per pochi giorni, perché? Perché tra pochi giorni, dal 22 in poi, sarò sospeso proprio perché non avrò il super green pass sul lavoro. Nonostante io abbia un'esenzione medica che dicono no, la devi trasformare in green pass, e l'ho rifiutato, ho ripreso lo sciopero della fame. Questo è, cioè, hanno tolto le fondamenta del vivere sociale, quando a volte noi pensiamo e pensavamo che la cultura cinese su questo fosse, no, qualcosa di più rigido, in realtà abbiamo da imparare da loro, nel senso che noi lo facciamo fuori dal diritto, cioè violando le leggi.
loro almeno dicono va bene, stabiliamo queste leggi, le rispettiamo ed è una cultura profondamente rispettosa. Diversa, certo, quello loro, è il loro ordinamento e si attengono, ma il nostro ordinamento è diverso, esatto. Cioè dice la libertà di muoversi nel territorio è sancita dalla Costituzione italiana, il cittadino si può muovere liberamente nel territorio, tu mi hai messo zona gialla, zona rossa, zona blu, zona marrone scuro, ma che è sta cazzata? Cioè scusa, e adesso io per andare alla posta a pagare una, per andare in banca a ritirare mi servono 500 euro e non sono più non tuoi, non sono più tuoi Enrico, non ma sono... tu interrompi un servizio, guarda io c'ho pure tutta una pappardella qua che guarda carta canta, sì. Non può essere richiesto, denunciamo chi ce lo richiede, l'avvocato Fusilla ha fatto tutta una cosa ai sensi dell'articolo 43 DPR, decreto presidente della Repubblica 445 del 2000, faccio presente che tutti i dati concernenti il certificato verde Covid-19 sono reperibili sulla piattaforma nazionale Digital Certificate, perché noi siamo italiani ma parliamo inglese americano, di cui al DPCM 17-6-2021. Insomma, lui dice, è inutile che tu mi chiedi i dati, già ce l'hai. È lo stesso motivo per cui sarò sospeso tra poco dal lavoro, perché non gli voglio dare quello che già hanno. Già ce l'hanno, perché cioè, già ce l'hanno. Ma invece mi mandi via per dare dal lavoro. Soddisfazione al capo che è dentro di te. Esatto. Come entri, ma mi faccia vedere il super green cazzo. Non glielo faccio vedere. Io sai che sono stato male, no? Io ho preso il Covid. Però ti vedo bene. 9 mesi dopo però di quello che aveva previsto la veggente Lucarelli. Ah, sì. Perché lei ha detto è stato in ospedale, ha detto 9 mesi prima, non ci ha azzeccato. Io non lo volevo prendere pettigna perché ho resistito 2 anni. Alla fine di gennaio l'ho preso, mi sono curato a casa, antinfiammatorio. Per sicurezza un antibiotico per proteggere bronchi e polmoni, come mi ha consigliato il mio medico che cura a casa, vitamina C, se poi proprio un'aspirina, se perché l'aspirina è meglio del paracetamolo, perché l'aspirina già è un antinfiammatorio, cioè una cosa, e poi un antivirale, insomma, e poi sono stato a casa, dopo una settimana sono guarito, non sono andato in ospedale, non ho intasato nessuno, quindi io sono mai adesso. Per legge, per diritto, ho dovuto far vedere che ero guarito. E mi è arrivato sto green cazzo che io non adopero. Non adopero. Ho fatto un filmato che sta su Telegram, dove si vede che io mi siedo sui gradini del Duomo di Orvieto e non mi siedo nel ristorante al sole. Perché sarebbe una contraddizione per me. Cioè io cerco, non l'adopero. E tanto non vado nei ristoranti. Che ci vado a fare? Mi chiedono, c'ha il green cazzo lei? No, io ce l'ho, ma io faccio vedere da lontano, ma no, non me lo deve scansionare. Cioè allora non può venire, e allora lei ha perso un cliente, me ne vado. Capito? Ma questo per dire, perché bisogna essere coerenti. Ora io non trovo che sia una cosa sbagliata, una discriminazione, ed è brutto sentirsi scacciati via, insomma. Veramente posso pensare cosa potevano provare i neri d'America quando non potevano sedersi, no? Viva nello Dio, quella auto, meravigliosa questo. Signora che disse no, io mi siedo. E Rosa lì, Parks, Rosa, io mi sia, io non la mi grande alzo, Rosa. Non mi alzo. Oppure i nostri concittadini italiani, gli ebrei, che non potevano entrare nei posti. Cioè, allora io mi sento un po' nero d'America, un po' ebreo europeo, sì, sì. Quando non posso entrare in un posto perché mi chiedono questo lascia passare, che poi tra l'altro scade. Eh sì, e i diritti a scadenza, perché cioè, adesso si è inventato questa cosa, i diritti a scadenza, che... Tu guarda, così, inquadrate pure tu. Tu sei libero col green card, sei libero a scadenza. A scadenza. A scadenza. Cioè, una libertà. Attento, ti sono scaduti i diritti. Ma no, adesso. Cioè chi è rimasto all'aeroporto, chi è rimasto alla stazione, perché ti sono scaduti i diritti. Dopo 6 mesi ritorni prigioniero. Questo significa che devi sempre tornare a obbedire il dittatore. Cioè io dico, per carità, rispetto tutti, noi siamo non violenti, rispettiamo tutti, vogliamo rispettare le leggi, però quando una legge è assurda io devo fare un'obiezione, devo sollevare un'obiezione, posso fare una disobbedienza civile. È doveroso. Hannah Arendt lo dice, è doveroso. Tu sei professore, io sono un ignorantone. Io sono...
tu sei, ne sai più di me. Io ho cercato di dire, di leggere qualche cosa nelle mie dirette che ho fatto, di leggere qualche cosa di Hannah Arendt, di Elias Canetti, no? Gustave Le Bon, sì. La psicologia delle folle. Sì. E quindi, insomma, anche Orwell, famoso Orwell, stracitato Orwell, dice che quando una cosa è assurda bisogna pure denunciarla, bisogna pure opporsi. E oggi andiamo a fare questo insieme, cioè... Andiamo a comprare un libro da Feltrinelli. Addirittura questa grande violazione per cui poi arrivano i carabinieri, arriva la polizia. Ieri addirittura stavo facendo un bagno alle terme e sono arrivate due volanti di carabinieri solo perché avevano visto che l'avrei fatto dalla diretta Facebook. Quindi sono arrivati prima di me praticamente. Capito. Mi hanno gentilmente richiamato ad uscire dall'acqua, ho finito il mio bagno, sono stati gentilissimi, ringrazio le forze dell'ordine e le invito però a riflettere se obbedire alla Costituzione o obbedire al tiranno, perché questo ormai bisogna decidere. Allora oggi cosa andiamo a fare? E io ringrazio questo grande maestro non solo del teatro e non solo del cinema, ma ormai anche di vita. Perché? Perché lui ha scelto nella omologazione culturale, nell'asservimento disgustoso della gran parte della classe intellettuale italiana e artistica, se si può dire artista, perché dov'è l'artista se manca la capacità almeno di disobbedire di un pizzico? È l'incapacità di questi di dire no, c'è qualcosa che non va. Non voglio dire una cosa sbagliata, ma mentre parlavi mi è venuta in mente una frase che credo di aver letto leggendo un bellissimo saggio critico su Gunther Anders, che diceva che l'artista deve dire l'indicibile. Non so se ricordo male. Ecco, sì. Ecco. Quindi se l'artista tace è organico al sistema, non è un artista, non è un, è schiavo. E poi c'è tacere e tacere, perché c'è il tacere di chi... Rifunziona il tuo? No, se andiamo da Feltrinelli, sì. Io questo volevo comprare. Oh, dimmi. I persuasori occulti di Vance Packard. E lo chiediamo subito, perché oggi... Me lo consigli? Assolutamente, tu? Ma quindi cosa faremo? Guarda, noi lavoriamo... E poi anche Lippmann. Benissimo, un altro autore benissimo, questo momento possiamo consigliare. E no? Quindi io farò in questo modo. Allora, siccome io non posso entrare, c'è tipo quella cosa fuori dei cani, no? Non posso entrare. Bella, veramente, io veramente mi sento come un mio concittadino ebreo che all'epoca veniva maltrattato, però pensa quanto hanno sofferto. È così. Oppure un nero che diceva no, tu in questo locale non puoi entrare perché sei nero. Sì. Allora tu puoi venire con me perché sei stronzo. Sì. Scusa. Allora noi entreremo, allora, e non solo, acquisterò qualche cosa, acquisterò dei libri, ecco, oggi acquistiamo due libri, se hanno quello di Vance. E qui però devo insistere, me lo devi consentire, devo pagare io per no, qui c'è una ragione precisa, perché io non posso pagare e quindi devo disobbedire. Allora io andrò e io non posso neanche, non solo non posso entrare, non puoi fare niente, loro non possono servirmi. E tu quindi, sei quindi invisibile. No, noi non esiste. Cioè, allora, dicono i cani non possono entrare, c'è la figurina. No, no. Mettono la nostra figurina, capito? La figurina. La Costituzione non può entrare. Non puoi entrare. E quindi entrerò io e dovrò pagare per forza io, perché se no non funziona. Allora, io invece dovrò... ti offro un tampone, mi offri un libro. Esatto. Ma infatti... prima si diceva vieni, ti offro un caffè. Oggi ci vieni, ti offro un tampone. Dai, così poi. E quindi cosa farò? Proprio per non farmi servire dalla cassiera, che altrimenti la costringerei a violare la legge, dovrò mettere i soldi contati appoggiati sulla cassa. Perché lei ti deve servire dall'esterno, tu puoi essere servito per non interrompere dall'esterno il servizio, perché devi rimanere fuori. Dovrei rimanere fuori. Sai che adesso vedevo Feltrinelli, mi è venuto in mente... Ce lo ricordiamo chi è Gian Giacomo Feltrinelli? Quello che ha creato sta roba si chiamava Gian Giacomo Feltrinelli, pensavo sarebbe contento che nelle sue librerie non si può entrare. Un partigiano, ma te rendi conto? Che ha lottato per il diritto e per la Costituzione. La tomba, Gian Giacomo. È così. Ma noi siamo con lui e noi onoriamo il suo nome. Sempre. E ho già dato alcuni giorni fa alla libreria una lettera in cui annunciavo questa
questa disobbedienza, e dicevamo sì, perché è lo facciamo per senso, capito? Esatto. Che proprio la libreria Feltrinelli sia così ligia a una disposizione irrazionale. Ma sono convinto che loro su questa cosa comprenderanno e non saranno così ligi. Lo dobbiamo scoprire, ma dico, quindi la disobbedienza consisterà nell'entrare, nel comprare, e io ho già scritto loro nella lettera, se non vorrete prendere i miei soldi, non si dica che, no, che è un furto, anche per questo serve questa diretta, perché io comunque uscirò coi libri, perché poi se, io comunque esco coi libri, se non volete i soldi, significa che se non volete i soldi che me lo state regalando. Un omaggio. È un omaggio. Vabbè, un omaggio, un regalo alla resistenza. A te te lo meriti anche, tra l'altro. Beh, meritiamo. Ma comunque io sono contento di pagare, noi meritiamo di pagare, noi stiamo pagando un biglietto per uno spettacolo molto grande, che è lo spettacolo della liberazione. Anche, stiamo pagando anche di persona, perché purtroppo la propaganda è talmente efficace. Anche un altro libro da comprare era quello che ha inventato la propaganda, lo leggevo sulle 10 leggi, quelli di Chomsky. Sì, tu parli di Goebbels per... No, quell'altro, l'americano che ha inventato proprio la tecnica dell'ufficio stampa, la propaganda, la persuasione. E qui mi fai cadere, Briggs, qui mi fai cadere in difficoltà, no, poi mi fai professore, mi fai fare le figuracce. Ma che sei venuto a farmi fare le figuracce? Vabbè, altro non me lo ricordo. No, ma io sono un ignorante, so di non e sapere. Siamo due. Poi penso, ho fatto studi scientifici. Io sono geometra, pensa un po'. Però io sarò sempre riconoscente al mio professore di lettere, professor Falvella, che facevamo 7-8 ore alla settimana di lettere, ma lui era uno straordinario professore a livello universitario, perché ci ha trasmesso l'amore per la letteratura. Quello ti rimane. Sì. E io, mio nonno che era un musicista, artista, mi disse prima ti diplomi, poi se vuoi fare l'attore lo farai. Io ho avuto sempre questo desiderio, no? di colmare, diciamo, una certa carenza, perché conto fare gli studi classici, conto fare degli studi scientifici tecnici, cioè a me per fare l'attore non mi è servito studiare estimo, no? Oppure diritto privato, oppure l'agronomia, zootecnia, bellissime, interessanti, che ora mi vengono utili perché sì, amo la campagna. Però quindi mi sono dedicato molto, mi ricordo che avevo un quaderno, lo sai chi era? Che ecco la forza della televisione, la televisione di una volta. Non ti parlo quella del maestro Manzini, io ti sto parlando di un mio grande maestro, io sono stato un suo epigono, Walter Chiari. Walter, che poi venne in camerino al Teatro Sistina una sera per farmi complimenti a me quando facevo Bravo, una sera vennero Walter Chiari e la grandissima soubrette nostra, no? Adesso che fecero insieme Buonanotte Bettina, Delia Scala. Io l'ho rifatto in una commedia musicale, la stessa cosa che loro, c'è su internet se la volete vedere, di Buonanotte Bettina, c'è qualche cosa in te che va diritto al cuore, che cantavano Walter e Delia. Sono venuti in camerino da me a salutarmi sul divano, ma hanno messo, mi sono seduto in mezzo, da una parte c'era Delia Scala, dall'altra parte Walter Chiari, che erano i miei idoli. E Delia disse, Walter Enrico è uno dei nostri. Per me quello è stato il più bel premio che posso aver avuto come attore. Bene, Walter, quando faceva i suoi monologhi la sera del sabato nella televisione Rai 1 in bianco e nero, usava una proprietà di linguaggio, una ricchezza, un lessico più largo, tanto che io in un quaderno mi scrivevo le parole che non conoscevo. A questo può servire un grande presentatore, un grande intrattenitore. Ora mi dispiace dire che i presentatori di oggi non mi dicono un termine che io non conosca, li conosco tutti, anzi hanno un linguaggio basico limitato. E molto prevedibili anche. Sì, prevedibile e limitato. Perché è già tutto scritto, sì. Cioè, hanno il copione già scritto. Walter, ecco la forza di una televisione nazional popolare,
arriva molto di più nelle case un presentatore nazional popolare che può dare qualcosa, che è una trasmissione culturale su Rai 3 alle 23.30. Certo. Capisci? Però su questo io devo interromperti. Anche un se sono importanti entrambe. Guarda, per dirti una cosa, tu parlavi degli studi tecnici e degli studi classici. Su questo ti dico, un autore che sicuramente tu ami, che è Platone, metteva sulla soglia, sulla sua... Confesso un po' l'ignoranza, no, su Platone. No, 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 ma... Perché, però, sulla chapeau, Platone, però sulla sua accademia c'era scritto: non entri chi non è geometra. Cioè, se non hai fatto gli studi scientifici, non puoi elevarti ai massimi livelli della visione della realtà. E quindi, da diversi percorsi possiamo arrivare a un luogo comune che per noi è, per esempio, oggi tu arrivi da un percorso, io arrivo a un altro. Questo luogo comune è qual è? È il diritto. È prima della libertà, perché la libertà rischia di essere una parola vuota. Ormai è un po' logorata. Perché sì, solo urlata. Invece il diritto è ciò che difende i più deboli, mentre la libertà a volte uno può prevalere sull'altro, ma il diritto è anzitutto per, certo, i più deboli. E il diritto viene fatto a pezzi. E quindi oggi, quando andiamo qua dentro, noi siamo i più deboli, noi siamo i perseguitati, noi siamo quelli a cui è proibito entrare. Entreremo, prenderemo i libri, pagheremo, disobbediremo e affronteremo le conseguenze. Se la libreria vorrà dire che non vuole accettare i nostri soldi, sarà un suo regalo per la resistenza. Bene. Sì, e noi lo accettiamo. Ma infatti tu prima dicevi: cosa ci abbiamo rimesso? Chi ha fatto veramente la resistenza non ci ha pensato due volte, ci ha rimesso anche la vita. Sì. Noi ci rimettiamo forse un po' di popolarità, un po' di simpatia tra gli strati più ampi del pubblico, è chiaro, perché se tu segui la propaganda, sì, io sono contrario alla propaganda, sono una voce discorde, se tu segui la propaganda non puoi essere d'accordo con me, quindi sulla rete mi scrivono: goditi la pensione, torna a fare il comico, non mi ha mai fatto ridere, anzi adesso mi fai ridere più di ieri, più di prima, sì, mettetevi d'accordo. Però ne vale la pena, ne valsa la pena, perché io credo che, come dice il professor Agamben o Agamben, sì, che bisogna... ma questo secondo me non l'ha capito neanche, no, lui Agamben. Una parola di verità va detta. Sì. Noi abbiamo il dovere, come se fossimo degli apostoli, che ne so. È un dovere, è così. Di dire una parola di verità. Cioè, io non ho fatto niente, non è che io l'ho premeditato, dice adesso questo, per avere un po' di notorietà, adesso prende questa posizione. No, io mi è venuto naturale, dissi: guardate, secondo me se cediamo sulla mascherina capiranno che ci possono fare di tutto. E così sta succedendo. E poi guarda, vorrei interromperti. Poi è venuto naturale dire altre cose che sembravano banali, ovvie. Quello che tu hai osato, Enrico, è che quelli come Agamben hanno osato. Io dico che se mai vi sarà giustizia e mai ritorno al diritto in questo paese, e te lo voglio dire, guarda, qui mi inquadro da solo perché lo voglio dire davanti a tutti. Dillo bene, fate un bel primo piano. Se mai vi sarà giustizia in questo paese, se mai vi sarà ritorno al diritto, ci saranno delle medaglie d'oro da consegnare, delle medaglie d'oro per la resistenza, e ci sono dei nomi già scritti su quelle medaglie, e tra quei nomi ci sono persone come Agamben, come Montesano, come veramente alcuni nomi non ci sono più, alcuni di questi nomi non sono più tra noi. Il dottor De Donno purtroppo non c'è più. Sì. E ci sono delle medaglie d'oro alla resistenza da consegnare, e noi dobbiamo disobbedire tutti insieme ora che ancora per adesso il sangue non scorre, ma scorre l'odio di Ricino, scorre l'odio di Ricino delle TV, ma ancora il sangue che hanno tanto cercato, perché quando provocano cercano il sangue. Ah, ci sono molti che pranzano e condiscono con odio e livore. Sì. Tra l'altro si ricorda che lei a ottobre, non mi ricordo in quale trasmissione, lesse un articolo di Franco Bechis. Sì. Che seguiva quella... Io lì per lì... E poi un attimo, perché poi quell'articolo venne fatto oggetto di una denuncia all'ordine dei giornalisti, che
recentemente gli ha dato ragione. Allora, lì io mi ero segnato in un altro foglio che era un dato dell'ISE, lì per lì dissi, ma non lo so, è scritto sul tempo. Poi quando mi sono ricollegato ho detto, guardate che è un dato pubblicato dal direttore Beghis sul tempo, ma sono dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità. No, non puoi dire questo, non ci sto! E sti cazzi, cioè mi doveva scappare un sti cazzi subito e sarebbe stato perfetto. Come quando quell'altro, io dissi il popolo italiano è stanco e quel deputato, non so se è romano, Fiano Romano o Fiano d'Avellino, non mi ricordo, disse non può parlare a nome del popolo, lei non rappresenta il popolo, ma dico certo non rappresenta lui che rappresenta il 20% del 40% che è andato a votare, quindi rappresenta Fracazzo da Velletri, cioè voglio dire, hai capito? Però quando stai là in diretta certe battute, dice vabbè questa non la dico, se no si piace, è il casino, troppa polemica, ma boh, a bocce ferme, se vuol dire, ormai siamo massacrati, siamo abituati al massacro. Però sai che ti devo dire, io perlomeno credo di avere fatto quello che era giusto secondo la mia coscienza. Non abbiamo fatto irruzioni a mano armata, ne abbiamo fatto rapine, non abbiamo, abbiamo detto quello che pensavamo secondo anche il nostro libero pensiero, il libero arbitrio, la coscienza, come la vuoi chiamare. Non mi pare una cosa, cioè l'intolleranza e il complottismo sta dall'altra parte. Eh sì, e ti rimproverano assolutamente ciò che fanno, si guardano allo specchio, perché quando lo specchio è pulito come il tuo, l'altro si guarda e vede il suo errore e lo odia e lo accusa, ma sta accusando se stesso. E quindi l'odio di cui, il rancore, la rabbia e la pericolosità di cui ci accusano il terrorismo, è il terrorismo di questo governo, è il terrorismo di questo regime, è il terrorismo di questo Stato che sta cercando i morti, insultando una parte della popolazione da tutti i canali istituzionali, perché le massime istituzioni governative insultano la popolazione. E questa è una cosa che non ha precedenti, o meglio ha precedenti, circa un secolo fa. E sappiamo come è andata a finire. E noi sappiamo che non vogliamo che vada a finire così, per questo disobbediamo. Avessero disobbedito allora, quando nasceva il problema. E piano piano dobbiamo arrivare a una disobbedienza di massa. Perché il tiranno questo teme. Sono 400 anni per effetti, 1922, eh sì. 2022. Eh sì. Avete già deciso che Libero... Lui mi ha dato degli ottimi consigli. Questo qua quello è solo propaganda, credo che si chiami così, di Lippmann, e i persuasori occulto di Vance Packard. Noi quando eravamo ragazzini giocavamo con le figurine, c'erano quelle in bianco e nero degli attori americani che profumavano di gomma americana, chiamavamo Spencer Tracy, Gary Cooper, capito? Noi gli dicevamo come erano scritti. Sì. Io da parte mia Vance Packard. Diciamo così. Io da parte mia alla romana. Sì. Io prenderò per lavorarci a scuola nei pochi giorni che rimangono La banalità del male di Hannah Arendt. Ricordo che dovrò pagare io. Lui voleva pagare, voleva regalare. C'è un sacco di soldi, non so come spendere. Guarda qua, guarda quanti soldi. Tutti euri. E questi sono i soldi che hai guadagnato con i video, perché lo sai che manco una ti fanno tanti manco soldi poi. Sì. Ma sai che ci accusano di tutto, che siamo pagati non si sa da chi ci abbiamo dietro le spalle. Io ho sta macchina pure. No, ma noi siamo pagati, siamo pagati dalla coscienza. Io dico, ecco, la nostra più grande ricompensa è la nostra coscienza, che quando la sera andiamo a dormire ci dice, ti sei comportato bene, non hai fatto ipocrisie, falsità. Niente di eccessivo. A me, io mai chiesto un soldo a nessuno, né abbiamo preso soldi, però forse qualcuno, siccome, come hai detto tu, ti accusano di ciò di cui loro sono colpevoli e responsabili, sono loro che prendono i soldini da qualcuno per attaccarti, no? Ecco, invece con i pochi soldini nostri dovrò pagare io, perché
dovrò disobbedire. Io non solo non posso entrare, ma non posso io pagare. Disobbedisco. Quindi... a te che disobbedisci e mi paghi il mio libro. Non puoi, non puoi. E tu mi fai saltare la disobbedienza. Non se può, Però io ho la mia disobbedienza. Allora, intanto entriamo, va bene? Andiamo, così allora, salutiamo, salutiamo. Grazie a tutti per averci seguito. Se qualcuno ci vuole raggiungere nei prossimi minuti o nelle prossime decine di minuti, siamo a Via Appia 427 a Roma, questa meravigliosa libreria Feltrinelli intitolata a Gian Giacomo Feltrinelli, partigiano per la libertà, per il diritto e la Costituzione. Sì, qui c'è Villa Lazzaroni, Lazzaroni e poi c'è il Parco della Caffarella anche. Lazzaroni come sì, noi, sì, sì. Sì, sì, siamo proprio dei Lazzaroni che entriamo e quindi faremo tutto con rispetto e andremo a pagare, a disobbedire con l'aiuto anche di altri amici che sono intervenuti per documentare. A presto. Ciao. Scusa. No, ciao.